Prendiamo la linea da Venezia, da Pianeta Oggi TV, per un aggiornamento importante delle notizie. Come sapete, stiamo seguendo questo triste, tristissimo caso di Giulio Regeni. Dunque, per la stampa, l'autopsia non sarà diffusa. Vediamo di capire che cosa sta succedendo adesso. I risultati dell'autopsia eseguita dai medici egiziani sul corpo del ricercatore Giulio Regeni, trovato morto 10 giorni fa al Cairo, non saranno diffusi. Lo riporta il quotidiano Al-Yom, secondo cui i PM di Giza, che hanno avuto il rapporto, hanno deciso di non renderlo pubblico per garantire la riservatezza delle indagini. Dall'autopsia eseguita in Italia è emerso che il ricercatore ha subito diverse fratture, oltre a quella di una vertebra cervicale e anche le torture. Alle 20:35 chiediamo qui questo aggiornamento delle notizie. Vi ricordo che siamo andati in onda in collegamento diretto con Radio Science di Treviso, con delle novità perché insieme a Reti Unificate ci sono alcune emittenti che le ricordiamo, innanzitutto Radio Reno Web di Alfredo da Casalecchio di Reno, a seguire Radio Sismondi Libri e in fase sperimentale in prove tecniche anche Radio Fabro Veneto, una vecchia radio in FM stereo dell'84-85. Adesso diciamo, si sta cercando di recuperarla e metterla in web, sempre grazie naturalmente alla grande regia e sempre molto attenta e preparata di Rosario Moreno, che saluto. Ciao Rosario, tutto bene a Ciao Treviso? Massimo, buonasera, tutto bene qui a Treviso. Insomma, fa un po' freddo però, eh? Stamattina soprattutto faceva molto freddo. Sì, infatti è calata la temperatura, ma è aumentata tanto umidità. Eh beh, insomma, troppa ne ha fatta di umidità. Speriamo bene, dai, come andrà a finire. Sì, ancora Perché poco. secondo me è tutto sempre legato alle scie chimiche. Ecco, ancora Io poche credo. settimane e poi saltiamo a marzo. Sì, hai toccato un argomento che per alcuni sono delle bufale, a nostro avviso invece sono motivo di serio approfondimento, anche perché poi insomma si vedono che sono delle cose un po' abbastanza buttate lì, artificiale, cioè questo spargere di sostanze che poi si dilatano, insomma, non si comportano come diciamo, i normali gas di scarico degli aeromobili, ma a parte quello che poi qui ognuno, cioè tantissimi potrebbero replicare, ma la cosa che a noi ci ha fatto pensare è stata questa, che quando ogni volta che qualcuno cerca di parlare di questo argomento, che organizza convegni, anche dei politici, perché è successo anche questo, ricordiamo ad esempio circa 2 anni fa, giusti, a Fontana Fredda, dove praticamente poi questi personaggi che hanno organizzato hanno ricevuto anche delle minacce. E quindi se questa roba è una bufala, per cosa uno deve abbassarsi tanto a fare delle minacce? Cioè, ecco che la cosa fa pensare. Poi sono delle convenienze. Certamente, però Massimo, dovremmo ritornarci sull'argomento con qualche speciale. Sì, vedremo magari con qualcuno che ha fatto delle interrogazioni parlamentari, perché sono state fatte anche queste, e Certo. sentire cosa è emerso. Mi sembra che Italia dei Valori aveva fatto qualcosa in questo ambito, ecco, sarebbe appunto da riprendere l'argomento e trattarlo magari anche in maniera più approfondita rispetto a 2 anni fa. Ecco, dunque, quindi per noi rimane, ripeto, motivo di approfondimento, li osserviamo, ci sono delle coincidenze strane, hanno sempre la stessa caratteristica, il punto in comune, e quindi delle rotte mai viste, ma soprattutto il fatto che quelle persone, quei soggetti anche politici che hanno cercato di risolvere il problema, si sono beccate delle minacce. Ecco, questo è, voglio dire, è palese, è stato. Qualcosa c'è dietro. Sì, ma poi il fatto anche, guarda Rosario, ogni volta che sta per arrivare una perturbazione, 24 ore, 48 ore, anche 72 ore prima ci sono. Quindi dico che condense strane, che insomma
insomma, perché dicono che sono le condense che fanno quelle cose lì, ma veramente sono delle condense strane, molto intelligenti, cioè, quindi ecco, ci sono degli elementi che a noi non ci sì. tornano e vogliamo capire. E vogliamo capire, certo, perfetto. Bene. Allora, alle 20.39 è tutto. Io ricordo per chi è sintonizzato in questo momento che è stato appena trasmesso un breaking news sul caso Regeni. Ci ritorneremo anche con la trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che andrà in onda giovedì prossimo alle 20.30 dall'emittente radiofonica di Fontana Fredda, perché ormai, come avete capito, cari ascoltatori, Radio Science è un po' un punto di incontro di tutta l'informazione di tutte le emittenti, le testate che hanno bisogno di trovare visibilità nel far emergere una informazione il più possibile corretta, sana, una informazione quindi alternativa rispetto al monopolio. È stato fatto purtroppo negli anni 80 e 90, si è creato un monopolio dove abbiamo assistito a un abbassamento anche culturale della popolazione, e quindi diciamo manca il pluralismo, manca un'informazione alternativa che comunque deve essere corretta, ecco. Quindi noi diamo spazio a tutti quei soggetti che con forza, con determinazione, con sacrifici, perché non ci guadagnano niente, lo fanno solo come volontariato, cercano di lavorare attraverso l'associazione culturale, i giornalisti, alcuni freelance, cioè giornalisti indipendenti, cioè coloro che non stanno dietro dei politici o a delle linee politiche, ecco, che cercano di lavorare a favore della vita di questo pianeta, per la difesa della vita del nostro pianeta. E quindi ecco, vogliamo dunque dare spazio e unire queste persone, al contrario che su il monopolio questo non avviene, non hanno mai spazio su quelle televisioni nazionali o radio nazionali. Bene, detto questo, alle 20.41 non ho altro da aggiungere. Guardavo il rosario se ci fosse qualche ultima ora degna di rilievo, ma non c'è nulla di particolare, quindi io c'era qualche cosa stamattina, mi sembra che avevo letto, no? L'affermazione forte che ha fatto il Papa a Città del Messico, no? Ha sentito il Papa che ha detto che il narcotraffico è una metastasi che divora e disgrega la società. Sì. Il pontefice ha incontrato il presidente Pena Nieto, dice: quando cerchiamo benefici per una minoranza, la vita sociale si trasforma in un terreno per illegalità, ecco. Droga e il traffico di persone, il sequestro e la morte. Sono parole molto forti queste qui, spero che smuovano un po' la coscienza. Insomma, ecco, fatto perché bene. Così. E poi dopo, sempre riguardo a Giulio Regeni, insomma, alla fine c'è stata un'affermazione grossa, perché dice che veramente il New York questa è una rivelazione pubblicata dal New York Times, che ha provato a ricostruire appunto le ore della scomparsa dello studente, e dice: Giulio Regeni catturati da agenti egiziani perché era sospettato di essere una spia. Sì. Se l'ha scritto il New York Times, se l'ha scritto, qualcosa dietro ci sarà. Sì, beh, certo, è molto... Perché dice che ci sono stati racconti di testimoni oculari e di tre funzionari della sicurezza. Insomma, che il ricercatore era stato sospettato di essere una spia. È stato prelevato da alcuni agenti egiziani il 25 gennaio, proprio il giorno della sua scomparsa. Uno gli ha perquisito lo zaino, mentre l'altro gli ha controllato il passaporto e quindi lo hanno portato via. Sì, si è verificata una situazione simile ai desaparecidos, come dicevamo anche ieri sera nello speciale. Bravo Massimo, bravo, hai perfettamente ragione. E quindi desaparecidos, quindi vuol dire situazioni simili alle SS durante le deportazioni nei campi di concentramento, no? Quindi tra fine anni 30 e oltretutto, insomma, sempre a detta del New York Times, insomma, Regeni Giulio aveva sollevato forti sospetti a causa di contatti trovati sul suo telefonino di persone vicine ai fratelli musulmani al movimento 6 aprile, ma addirittura stava conducendo una ricerca sui sindacati indipendenti in Egitto. Sì. Questo qui è un articolo, secondo me, che hanno messo apposta per giustificare, dato che adesso sta venendo fuori il discorso che
insomma, sono stati veramente i servizi segreti egiziani, quindi non ci nascondiamo più, no? Dopo questa affermazione, secondo me questo articolo serve a coprire le malefatte da questi servizi segreti, perché il gioco è tutto lì, no? Un grosso quotidiano americano, che è uno dei più letti al mondo, giusto? Che ti fa, sì, ti scrive certe cose, serve per coprire, dire vabbè, oh, sì, però lui stava, aveva, perché nell'articolo c'è scritto, insomma, era con questi sindacati indipendenti, che erano sindacati, insomma, che era vicina ai fratelli musulmani, al movimento 6 aprile, insomma, che erano considerati appunto questi qua nemici dello Stato, quindi sta un po' un attimino a giustificare, capite, quello che è stato fatto. Sì, sì. Quindi quando si arriva a questo, secondo me è chiaro che sono stati i servizi segreti. Certo, noi continueremo a seguire da vicino questa cosa e non, come dire, nel nostro piccolo non abbassiamo i riflettori, tant'è vero che appunto domani avremo un incontro con le edizioni scientifiche, direttore Jessica Pezzetta, che loro proprio abitano a Fiumicello, quindi parleremo di questi funerali che sono stati, e però vorremmo sapere anche che iniziative vogliono portare avanti per non dimenticare Giulio Regeni, cioè per tenere sempre alta l'attenzione, perché un fatto così è estremamente grave, anzi io userei il superlativo assoluto, è gravissimo quello che è successo al Cairo contro Giulio Regeni, è gravissimo. Negli anni 2000 che accadono queste cose, e non è l'unico, perché ce ne sono ma a centinaia e centinaia, se non migliaia di casi di simili, che però la stampa, ecco, non ne parla a sufficienza, e quindi bisogna stare attenti, perché girano su questo pianeta gente spietata, gente pericolosissima, gente cattivissima, e quindi come accadono queste cose, subito dobbiamo alzare le antenne, alzare i riflettori e far chiarezza su cosa succede, in modo da identificare subito, come dire, i responsabili e far emergere le verità su questi gravissimi fatti. Certo. Bene, posso fare una risposta al ministro Giannini, che ce l'ho qui sul goppone, perché la ministra ha esultato per 30 ricercatori italiani che sono stati premiati in Europa. E grazie ministra, ma i 17 di questi cervelli sono cervelli in fuga, stanno lavorando in Italia, anzi lo scrive Roberta D'Alessandra, appunto una delle professioniste che hanno vinto il bando europeo ERC Consolidator, che appunto spegne l'euforia della responsabile dell'istruzione, che aveva gioito pubblicamente per le 30 borse di studio, cioè 30 borse su 302 sono state vinte da italiani, quindi cioè, possiamo ben dire, però più della metà di questi 30, signora ministra, insomma, lavora all'estero, non lavora in Italia. Complimenti, chiusa Massimo, ma ce l'avevo sul gruppone qui al gozzo, sai quando c'è una cosa che devi dirla. Mi sta rovellandola da stamattina sta storia. Va bene. Certo, hai detto una cosa giusta, anzi ti ringrazio perché come dire, hai completato ancora di più l'informazione, hai aggiunto altri nuovi tasselli che purtroppo sono negativi, frutto di politiche nefaste, politiche acerbe, politiche spietate, cattive nei confronti dei studenti, nei confronti delle persone che stanno lavorando, che stanno, come dire, sbocciando nella sua giovinezza per poi poter dare un aiuto al nostro paese, invece li abbiamo in fuga, perché adesso questo vale, quella politica di Monti, si dà spazio, no, a voler creare mobilità, cioè la gente, i giovani devono girare l'Europa, devono, e quindi sai, per un politico ha il tappeto che da casa sua lo porta, no, il tappeto rosso che lo porta all'aereo e scende a Bruxelles e va nell'ufficio, che poi dall'aeroporto alla sede lì c'è un altro tappeto e arriva all'ufficio, quindi tranquillo, intanto si è letto il giornale, ha fatto colazione e tutto, e non ha speso niente. Per i ragazzi invece devono intanto fare un viaggi stressanti, primo la famiglia distante, problemi, poi ci sono delle spese non da poco, prendere un appartamento in affitto, insomma
voglio dire, non è così facile. Ecco, quindi è giusto che quando uno va a bere un caffè al bar, andrà a berlo a quello più vicino a casa sua, non se abita, che ne so, a Venezia, lo va a bere a Trieste, o lo va a bere, che ne so io, a Bologna o a Napoli o a Roma, ma lo va a bere di là della strada, più vicino a casa sua. E quindi uno che va a lavorare andrà nel posto più vicino a casa sua, per ovvi motivi. Purtroppo ora sono inventati fare le politiche di far girare la gente, quindi pericoli per le strade, per tutto, disgrazie, eccetera, eccetera, perché poi cioè, questo è il discorso, è inutile far finta di non vedere. E allora voglio dire, quindi aumento di traffico, inquinamento, denaro, spese, eccetera, stress, la gente è stanca, non ce la fa più, infatti vediamo i risultati. E quindi questo vale purtroppo anche per questi giovani, che l'Italia non, come dire, non gli dà terreno fertile per poter sviluppare le proprie conoscenze e di conseguenza poi appunto per contribuire a migliorare il nostro paese con queste nuove scoperte, eccetera, ma bensì sono costretti ad andare all'estero e poi si prendono i premi in giro. Ma voglio dire, sono i cervelli in fuga, come tu giustamente hai detto. Queste sono politiche, ripeto, nefaste, che andrebbero rottamate, ma nel vero senso del termine. Del termine. Bene, Massimo, allora 20 e 50, altre ce ne sarebbero di notizie da dire, però ci fermiamo qua perché sennò diventa nanostop, vero? Dovremmo fare, Massimo, un nanostop con ospiti, eccetera. Dovremmo tentarla sull'informazione vera, libera, però. Vediamo, vai, che facciamo noi. Con Antonella e con Ugo di poter realizzare un approfondimento anche su con questo. Con Alfredo, perché anche Alfredo c'è dentro, c'è. Con cercare di te, io insomma, di cercare di mandare avanti un anno stop, fare di informazioni libere su tutti gli argomenti che ci stanno a cuore. Certamente. A proposito di approfondimenti, dunque, allora ricordo, domani ci saranno queste interviste che realizzeremo e poi andranno in onda alle 20:30 di giovedì da Radio Piper Fontana Fredda a Science Web Network, a Radio Science, e quindi con le emittenti collegate, inclusa Radio Fabbro Veneto in sperimentale, e dove si parlerà, grazie alle edizioni scientifiche con la direttrice Jessica Pezzetta, delle prospettive, delle iniziative per ricordare Giulio Regeni. Altresì poi verrà fatta anche una registrazione televisiva e andrà nell'ambito della trasmissione settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report sulle TV terrestri, inclusa anche TV Science, perché appunto ricordiamo ai nostri ascoltatori che Radio Science è anche televisione internet. E quindi dicevo, sul circuito di TV terrestri, vale a dire da Gorizia TV, Telecarni, Aden TV, fino giù in Centro Italia, Teledia di Chianciano, fino giù a Palermo con Teleiato, e quindi ne parliamo anche in televisione a livello proprio interregionale. Bene, mi sembra di aver detto tutto. Alle 20:52 credo, no, so che sto dimenticando qualcosa, ma non mi viene in mente. Non ti viene in mente, sai, quella cosa che ti viene alla testa, no? Che ti dici, ma cosa, perché... cos'è questa? Cos'è? Ah sì, ecco, allora oggi è sabato, a proposito di Pianeta Oggi Report, settimanale in versione televisiva, ricordo, perché c'è anche quello in versione radiofonica che va anche su un circuito di radio terrestre, inclusa Radio Science. Ecco, quello televisivo ci sarà questa sera alle ore 23 circa, anche qualche minuto prima, sulle frequenze dunque di Video Telecarnia, vale a dire il 690 del telecomando. Quindi Video Telecarnia, tutto l'Alto Adriatico, lo ricevono fino giù in Istria, anche una buona parte della Croazia, fino qui in Veneto orientale. Bene, detto questo, l'appuntamento a più tardi in televisione, su Video Telecarnia, intorno alle ore 23, ora sono le 20:53 a Radio Sirius. Ti ringrazio Rosario per la regia e naturalmente una buona serata, anzi un buon lavoro, perché so che sei sempre lì fisso, impegnato a condurre questo bellissimo progetto. Perfetto, grazie Massimo, un caro saluto a tutti quanti che ci hanno ascoltato e mi raccomando, divulgate, passate parola, noi andiamo avanti col passaparola, vero Massimo?
Eh sì, praticamente sì, non abbiamo ecco, chiariamo questo, tanto siamo come se fossimo fuori onda. Chiariamo pure che non abbiamo sponsor, non c'è nessun discorso commerciale, siamo noi che facciamo questo lavoro come se fosse una missione, perché veramente siamo coscienti che c'è bisogno di informare in modo serio per far scuotere un po' le coscienze dei cittadini, perché stiamo andando, diciamo, in versione, come si può dire, a modi sinistro, no? Non siamo dentro al binario giusto, e quindi bisogna un attimino raddrizzare il tutto, perché sennò entriamo su una galleria senza uscita, ecco. Buttiamola così per rendere un po' l'idea. Va bene, allora Rosario, di nuovo a te dunque i comandi centrali, tutto da Venezia, da Pineta Oggi TV. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e buon sabato sera, perché appunto il sabato, giusto? La famosa febbre del sabato sera è conosciuta sempre per, no, un po' di rilassamento, un po' di divertimento, lo stacco dalla settimana. Soprattutto per chi è giovane, Massimo, io fuori a pascolare, come dico io. Sì, ora è inverno un po' meno, ma è d'estate. Vabbè, si chiudono le discoteche, nei bar, cioè, nei ristoranti, sì, quindi vanno tranquilli. Ci vuole anche ogni tanto qualche parentesi un po' così. Sì. Va bene. Sì, bene, Massimo. Ok. Allora, un caro saluto a tutti e vado con la sigla, caro Massimo. Vai, Rosario.